Vorrei chiederti appunto quali siano le tre cose, i tuoi tre consigli che non possono mancare nella testa di un futuro imprenditore quando si approccerà a questo mondo a cercare di trasformare la sua idea effettivamente in realtà in un'attività sostenibile. Il primo che io do sempre è il team, cioè non fate mai cose con qualcuno con cui a pelle non vi trovate, perché dopo 6 mesi vi uccidete e quindi mai. 2, non vi innamorate dell'idea, perché l'idea è un'idea e non vale nulla finché il mercato o gli utenti di riferimento non ve la vanno a validare. E il terzo consiglio che mi sento di dare è non aver paura di fallire, perché la paura del fallimento fa sì che non ti accorgi che stai fallendo, cioè non ti accorgi che una cosa non sta funzionando come vorresti, e di fatto stai buttando tempo, risorse, collegamenti con altre persone, tutte le risorse che tu hai le stai bruciando in quel momento per qualcosa che non sta funzionando. Quindi fallire molto velocemente vuol dire che è vero, il fallimento è brutto, è una cosa che mette paura a tutti, però fallire non è sempre una cosa brutta nell'ottica di risparmiare tempo, soldi e soprattutto tempo, perché di fatto il tempo coincide con la voglia di poter fare qualcos'altro. Quindi stringere il tempo e capire se una cosa funziona o no fa sì che poi ti può mettere nella condizione di farla funzionare in un modo diverso. Se hai paura di fallire, di questa cosa non ti rendi conto e hai quindi in mano una cosa che sta fallendo, però non la tagli. Quindi questo è sicuramente il terzo definitivo consiglio che darei a chiunque voglia intraprendere un'attività di qualunque tipo. Perfetto, grazie mille Andrea. Speriamo che Pupster riesca a internazionalizzarsi velocemente. Il vostro periodo iniziale di sperimentazione l'avete già fatto, quindi speriamo che adesso Pupster possa decollare e raggiunga presto tutte le città italiane e tutte quelle europee soprattutto. Grazie mille e a presto. Ciao!